Siamo qui davanti alla chiesa parrocchiale di Avise, una chiesa dedicata a San Brizio in cui si festeggia la festa patronale il 13 di novembre. Questa chiesa che noi vediamo oggi, in cui appare sulla facciata una enorme pittura, si trova qui dove una volta invece c'era una vecchia chiesa, una costruzione orientata diversamente dall'attuale, perché aveva il presbiterio che guardava verso Levante e l'ingresso principale si trovava a Ponente. Il castello alle mie spalle è il castello di Blonay. La signoria di Avise, pur non essendo una signoria agli inizi almeno molto importante, aveva comunque una certa quantità di castelli. Qui ad Avise ne aveva addirittura tre. Il più antico comunque è questo, di cui si vede molto bene la torre del X-XI secolo. E invece entrando nel paese c'è l'altro castello dei Seigneurs d'Avise, più recente e anche molto più ben conservato. L'enorme pittura che vediamo su questa facciata, che addirittura si può vedere dalla strada statale 26, dà l'idea della grandiosità della chiesa e delle pitture che ci sono internamente. È una pittura che ricorda la Redenzione e sopra c'è anche la data della costruzione del nuovo edificio, 1864. Il campanile è del 1400, è l'unica vestigia rimasta della parte antica della chiesa. È una torre quadrangolare molto ben conservata e ricca di particolari. Abbiamo tre ordini di aperture, di finestre, diciamo, di monofore sotto e di bifore nella parte superiore, con l'ultima parte ancora più decorata. In alto c'è una cuspide piramidale a forma di ottagono, è uno dei più bei campanili della Valle d'Aosta. La chiesa si trova più o meno nel centro del borgo di Avise. Accanto si vede la curia, invece nella zona più a sud abbiamo il castello con la sua torre e altre abitazioni addossate le une alle altre come si faceva anticamente. E adesso possiamo entrare a vedere l'interno della chiesa. Ciò che colpisce maggiormente entrando nella chiesa è sicuramente l'altare, che ha una particolare maestosità e grandezza. In legno policromo, dorato, la presenza di questi cinque vescovi che alzano il loro pastorale e indicano l'alto verso il dito e la grande mitra che hanno sul loro capo e in più i colori delle vesti danno una certa imponenza all'altare. L'altare che risale al 1742 è parte di quella che era l'antica chiesa come tutti gli altri altari. Nella parte più in basso c'è l'altare completamente dorato con piccole colonne. E invece nel primo registro abbiamo tutta la sequenza dei vescovi con al centro logicamente San Brizio, poi sul lato destro invece abbiamo qualcuno dice San Giocondo, qualcuno San Germano e San Biagio. Sul lato sinistro invece abbiamo i santi Grato e Claudio. Tra la serie dei vescovi troneggiano anche due pitture, una pittura in cui è presentata la risurrezione e l'altra invece la natività. Nell'ordine superiore invece troviamo una assunzione della Vergine più altre due statue e il Padre Eterno che guarda dall'alto.
La volta è opera di Avondo Vassesiano pure lui. Al centro abbiamo l'Assunzione della Vergine Maria in mezzo agli angeli, quattro grandi profeti, diciamo, agli angoli, e invece nella parte del presbiterio abbiamo i simboli dell'Eucaristia che sono ai lati sulla parete. E nella parte alto, sulla volta, c'è il Padre Eterno e attorno i quattro evangelisti. Davanti all'altare di Sant'Antonio e San Bernardo. Nel centro c'è una pittura abbastanza grande, però in parte coperta da questo tabernacolo che è stato messo sicuramente successivamente alla pittura. E ci sono quattro belle colonne tortili e in alto abbiamo una scultura di Sant'Antonio. La data riportata è 1771, perché anche questo altare fa parte dell'antica chiesa che si trovava sotto la chiesa attuale. L'altare di San Sebastiano ha una bellissima pittura centrale, attorniata da due colonne tortili. San Sebastiano è il secondo patrono della parrocchia di Avise e viene celebrato il 20 di gennaio. Questa tela risale al XVII secolo ed è opera di Vincenzo Costantino, un pittore di corte che lavorava per i Savoia e dipingeva quindi i loro ritratti e le opere per loro. Vediamo San Sebastiano, San Rocco, la Maddalena e un vescovo. Tutt'attorno, come al solito, poi ci sono angeli, fregi, cornici, eccetera, per abbellire l'altare. Il pulpito è opera di un artigiano locale, Joseph Vallée di Basile. È molto ricco di particolari, su tre lati ci sono simboli della Chiesa, del Papa, del Vangelo che penetra nel cuore dell'uomo e vi rimane ancorato. Ed era utilizzato anticamente per la predicazione. In basso si apre una porticina dove ancora oggi viene utilizzato come confessionale. La vetrata del 1530 è sicuramente un pezzo molto importante che si ritrova nella chiesa di Avise. Sono tre parti di vetrata, una in cui viene presentato un giovane da un vescovo, l'altra in cui c'è una crocifissione con due personaggi alla base della croce e la terza piccola parte si trova qui in basso dove c'è la scritta Fecit Fieri 1530. Il 22 aprile 2007 è stato inaugurato il museo che abbiamo qui di arte sacra della parrocchia di Avise. I pezzi provengono in parte dalla chiesa di Avise e in parte dalle cappelle che si trovano nei villaggi circostanti. Il museo è stato voluto soprattutto per salvaguardare, per proteggere e per conservare nel migliore dei modi i pezzi di grande importanza e di grande valore. I tre pezzi più importanti sono due statue messe nel centro e il crocifisso ligneo appeso nella parete di fondo. Dunque, al centro della parete di fondo troneggia l'antico Cristo crocifisso che proviene dalla cappella di San Giovanni Battista di Vedeux. Due opere nel centro, in alabastro gessoso,
rivestono un particolare interesse. Il più antico è sicuramente il vescovo, proveniente dalla cappella di San Teodulo a Serella, e lo si può ammirare dopo il restauro che lo ha restituito al suo aspetto primitivo. La bellissima statua che si trova al lato di San Teodulo è San Giacomo Maggiore e proviene dalla cappella di San Giacomo di Ruina. Al centro del museo, piccolina piccolina, c'è una statua della Pietà che proviene dalla cappella di Charbonnières dedicata a San Lorenzo e a Santa Barbara. Buongiorno, benvenuti ad Arvier. Ci troviamo dinanzi alla chiesa parrocchiale di San Sulpizio, che è stata costruita proprio alle pendici dell'altura dove si erge il castello di La Motte. La chiesa fu completamente ricostruita in sostituzione di un antico edificio che era ormai in cattivo stato. La ricostruzione iniziò nel 1680, ma fu più volte interrotta a causa delle invasioni francesi di quel periodo. Infatti, la costruzione terminò solo nel 1700 e la chiesa fu consacrata, la nuova chiesa fu consacrata il 27 maggio del 1701. Il bel campanile, decentrato verso sinistra, è una torre quadrata con triplice serie di aperture, a monofore in basso, a bifore sormontate da orologi al centro e a trifore alla cella campanaria. Il campanile termina con una cuspide piramidale in pietra con quattro pinnacoli agli angoli. A sinistra e alla destra del campanile si aprono i due portoni d'ingresso e più in alto due aperture ovali completano la semplice facciata. La chiesa parrocchiale di San Sulpizio di Arvier, già alla fine del Settecento, possedeva un piccolo organo che venne restaurato nel 1828 e sostituito nel 1867. Il nuovo strumento rimase in attività fino al 1965, anno in cui la parrocchia decise di acquistarne uno nuovo. Nel 1983 venne richiesto l'intervento dell'organaro Franz Dorigato per un lavoro di restauro. In quell'occasione venne consigliato di collegare l'organo ad una console elettrica tuttora in funzione. Dopo piccoli interventi di manutenzione ordinaria, nel 2007 si decise di intraprendere l'iter per la definitiva sistemazione dello strumento. Questo nuovo restauro consentì di disporre su varie file una serie importante di canne, arrivando fino al numero di 750 attuale, e di utilizzare i pezzi originali rinvenuti sulla bacheca e sulla balaustra disposta nella cappella dedicata a San José, qui davanti alla chiesa parrocchiale. La chiesa è a un'unica navata. Sopra l'ingresso vediamo la cantoria realizzata nel 1837-38 dai falegnami Favre, Cossard e Pranei.
Sulle pareti laterali si notano tre coppie di paraste sormontate da capitelli compositi realizzati nel 1864 da Giuseppe Lancia. Tra il 1864 e il 1866 la bella volta fu decorata dai fratelli Avondo di Varallo Sisia. I tondi a destra rappresentano i quattro profeti maggiori, mentre quelli a sinistra rappresentano quattro santi valdostani, Saint-Anselme, Saint-Gras, Saint-Joconde e Saint-Ours. A sinistra dell'accesso al presbiterio c'è il pulpito costruito in legno di noce con quattro pannelli intagliati che raffigurano i quattro evangelisti. È stato realizzato dal falegname Boerio di Villeneuve nel 1848. Il presbiterio è rialzato rispetto alla navata ed è sovrastato da una cupola decorata da Avondo Padre con vari soggetti, tra cui l'immagine della Madonna e una raffigurazione della Trinità proprio in direzione dell'altare. Sui pennacchi della cupola sono raffigurati i quattro evangelisti. Sulle pareti laterali possiamo ammirare due grandi dipinti di Ernesto Lancia del 1909. Quello a sinistra raffigura la Sacra Famiglia, mentre quello a destra il miracolo di Sant'Antonio. L'altare maggiore è stato realizzato nel 1716 dai Gilardi, intagliatori valsesiani. Nell'ordine inferiore, tra due coppie di colonne tortili, vi è una tela con l'immagine della Madonna col Bambino, San Sulpizio e Sant'Antonio, patroni della nostra parrocchia. Gli stessi santi sono rappresentati anche nelle due statue lignee nelle due nicchie laterali. Nell'ordine superiore c'è la statua della Madonna assunta in cielo e sulla sommità il Cristo risorto con angeli suonanti. Il tabernacolo invece risale al 1855 ed è opera dello scultore Giacomo Molino. Nella nicchia destra del presbiterio vediamo l'altare del Rosario, realizzato nel 1793 da Giuseppe Antonio Gilardi. Fu spostato qui dalla navata centrale durante i lavori del 1963 e per questo motivo fu privato dal suo fastigio, proprio perché non ci stava in questo spazio. La tela centrale è mobile ed è opera del pittore valdostano Curta. Rappresenta la Madonna del Rosario, San Domenico e Santa Caterina. Anche l'altare di San Sebastiano si trovava nella navata centrale ed è stato spostato in questa nicchia sempre nello stesso periodo. La tela centrale, firmata da Vincenzo Costantino, che era il pittore della corte sabauda, raffigura la natività tra i santi Sebastiano e Rocco. E sullo sfondo vediamo l'annuncio dei pastori. Questa tela è datata 1633 ed è più antica rispetto all'altare, che invece risale alla prima metà del Settecento. Nel 2001, in occasione dei 300 anni della ricostruzione della chiesa, è stato realizzato questo piccolo museo di arte sacra della parrocchia. Tra i pezzi più preziosi
vi sono tre statue raffiguranti la Vergine in trono, che risalgono al XIII e XIV secolo. Sono l'altarolo a sportelli della Cappella del Grand Turin, l'altarolo più semplice della Cappella del Titurin e la deliziosa Madonnina di Leverogne. Sul retro della chiesa era ubicato il cimitero, utilizzato fino al 1941, anno in cui è stata portata a termine la costruzione del nuovo cimitero all'ingresso est del paese. Nel 1992, quindi 50 anni dopo, questo spazio occupato dal cimitero era ormai abbandonato. Allora è stato fatto un intervento di pulizia, di sistemazione, ed è diventato un piccolo parco da cui parte il sentiero che conduce al castello.